lunedì 31 gennaio 2022. Sarà questo il giorno della liberazione? Entra infatti oggi in vigore un regolamento europeo che pare possa distruggere l'intera impalcatura del Green Pass, ma soprattutto del vaccino obbligatorio. È veramente così? Lo scopriremo tra un po'. Sigla! Un regolamento dell'Unione Europea sulla sperimentazione dei farmaci sembra essere l'ariete che può distruggere il muro delle restrizioni e dell'odiato Green Pass. È veramente così? Ce lo faremo spiegare da un ospite d'eccezione, un ospite che di legge se ne intende, l'avvocato Teofilo Migliaccio. Ciao Teofilo, buonasera. Buonasera. Ciao, buonasera, buonasera. Grazie per l'invito. Teofilo, allora, di cosa si tratta questo regolamento? Cosa va a, giuridicamente a toccare? Allora, prima cosa dobbiamo fare una piccola premessa. Il regolamento di per sé, che sarebbe il 536 del 2014, il regolamento dell'Unione Europea, è un regolamento che già esiste, come dice il stesso Lano, dal 2014. È stato già attuato in Italia dall'AIFA, la quale ha fatto addirittura una serie di incontri per diffondere l'attuazione di questo regolamento. Dobbiamo premettere che i regolamenti dell'Unione Europea vanno direttamente applicati negli Stati, cioè quindi gli Stati che appartenenti all'Unione Europea non possono rifiutarsi dall'applicazione, fatta eccezione in caso in cui contestano presso le sedi opportune questo regolamento, ma ad oggi non è stato mai contestato. Questa fatidica data del 31, una data del 31 gennaio 2022, si riferisce principalmente al regolamento esecutivo di questo regolamento del 536 del 2014. Il regolamento esecutivo è esattamente il numero 20 del 2022, che dispone la esecutività immediata di questa legge in tutti gli Stati europei. Fatta questa piccola premessa, dobbiamo dire adesso cosa può fare questo, cosa si deve fare con questo regolamento. Il regolamento prevede una serie di disposizioni a tutela della salute e prevede in particolar modo dispone, ecco, sotto alcuni aspetti, l'ammissione dei farmaci sperimentali. Mi spiego meglio. Ogni farmaco che viene presentato dalle case farmaceutiche deve passare una serie di fasi. Queste fasi sono le normali fasi, diciamo, che ogni farmaco deve affrontare prima di essere immesso sul mercato. Nel caso di specie, quello dei vaccini, che sono dei farmaci, sono considerati farmaci, anche loro sperimentali, stanno in una fase, la seconda e la terza, perché grazie a una procedura speciale, particolare dell'Unione Europea, che è una procedura dettata da un altro regolamento, che è il 726-2004, stabilisce che questi farmaci possono essere accettati in via condizionata ed immessi nel mercato. Ora, fatta questa ulteriore precisazione, perché i regolamenti si riferiscono sempre ai regolamenti, dei regolamenti, dei regolamenti, un po' come l'Italia, però un po' meno burocratizzati, adesso passiamo ad analizzare, diciamo, il nostro regolamento, quello del 536-2014. Questo prevede una serie di norme, tra cui i considerando in primis. Nei considerando di questo regolamento troviamo, ad esempio, il considerando 27, che sto qui a leggervelo perché a memoria ricordarlo è un po' più difficile, dove il considerando 27 prevede che bisogna tutelare la dignità umana, il diritto all'integrità della persona e rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Voglio ricordare che all'interno della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea c'è il diritto dell'individuo e quindi della salute, che è un diritto primario, non come è stato detto fino ad oggi, che la collettività prevale sull'individuo. Non è così. La collettività ha interesse sull'individuo, ma non prevale su quello dell'individuo, che sono diritti personalissimi. Per quanto riguarda il considerando poi numero 30,
Parla del consenso informato, un consenso informato che in Italia già è stato parzialmente applicato con delle modifiche. Mi spiego meglio. In Italia il consenso informato, quello oggi attivato con i vaccini, prevede più che altro una liberatoria per le case farmaceutiche da ogni evento avverso e quindi da ogni tipo di problematica, però prevede pochissimo nella tutela della persona che si sottopone a questo vaccino sperimentale. Quindi la persona che si presenta in un hub a vaccinarsi non viene, ecco, tutelata, non viene tutelata appieno. Tanto è vero che gli stessi medici degli hub vaccinali non firmano nulla e non si prendono alcun tipo di responsabilità sulla inoculazione del farmaco. E quindi il considerando 30 non viene rispettato. Prendiamo il considerando 33, un altro. Cioè dove viene detto il cioè che i farmaci sperimentali, a seguito di una sperimentazione clinica, sono poi utilizzati conformemente alle autorizzazioni della immissione in commercio. Ora è importante questo considerando, perché quando parla di immissione in commercio e di autorizzazione, significa che si prende in considerazione anche il farmaco che ha avuto un'autorizzazione particolare ed immesso in commercio. Ecco quello che a noi interessa. Perché dico questo? Perché secondo il regolamento 726 del 2004, di cui ho parlato prima, questo regolamento ha dato un'autorizzazione condizionata ai vaccini, a tutti i vaccini presenti oggi di Covid. Quindi sono autorizzazioni condizionate perché? Perché non hanno seguito tutto il percorso e tutte le fasi previste dalla Scusami norma. Teofilo, scusa se ti Quindi, interrompo. Ecco, puoi spiegare ai nostri follower, soprattutto a sì. chi ci seguirà poi in differita, cioè, parlano tutti di questa autorizzazione condizionata, ma cos'è nello specifico? Cioè, perché si chiama autorizzazione condizionata? Si chiama autorizzazione condizionata perché tutti i farmaci, come stavo dicendo prima, tutti i farmaci hanno un percorso prestabilito, determinate fasi, e queste fasi generalmente si svolgono dai 5 ai 10 anni. Nel caso dei farmaci, dei sieri magici, io così li chiamo, COVID, quindi sarebbero del Pfizer, del Moderna, dell'AstraZeneca, del Johnson, che sono i quattro, ad oggi approvati con questa procedura, sono stati, diciamo, ecco, presi in considerazione in virtù del rapporto rischio-beneficio, che è un rischio-beneficio, però attenzione, fornito dalla casa farmaceutica. E la casa farmaceutica si è fatto fare la relazione del rischio di questo rischio da medici che lavorano con lei. Cioè, quindi stiamo parlando di un controllo fatto dalla società che vende il prodotto e dai controllori che Ecco, sono suoi per la dipendenti. serie Cioè, quindi non è Lost un che controllo. dice che il suo vino è buono. Bene, bravo, Ecco, io ti vorrei fare anche un'altra benissimo. domanda. Quindi Ma gli è un stati controllo. si fidano, cioè sono tenuti a fidarsi di questi dati forniti dalle case farmaceutiche o sono tenuti anch'essi a fare degli studi più approfonditi per verificare appunto i dati che le case farmaceutiche forniscono? Allora, gli stati, l'Unione Europea nel caso di specie, quello che riguarda noi, è tenuta a fare i controlli, è tenuta anzi a fare un controllo molto più profondo, ma specialmente in questo caso in cui i vaccini sono stati approvati temporaneamente in virtù di questa normativa particolare. Infatti, nel regolamento 726-2004 si dispone che il committente deve controllare tutti i passaggi, fare la cosiddetta farmacovigilanza di ogni passaggio di ogni vaccino. Che ad oggi questa farmacovigilanza non è stata fatta. Se è stata fatta in modo molto limitato. Infatti, io invito tutti ad andare sul sito dell'AIFA e ad andarsi a scaricare i vaccini Moderna e Pfizer, che sono quei due a mRNA. No, prima avevano una loro descrizione, e non c'erano neanche scritti gli effetti collaterali, non c'era scritto neanche, diciamo, la quantità di prodotto da dare, di conservazione ben precisa.
Poi col tempo hanno fatto le dovute modifiche e infatti l'ultima modifica che è stata fatta da Pfizer, da Moderna ai propri vaccini, risale al 29 dicembre del 2021. E troverete di tutto, ma cose alquanto spaventose. Infatti Pfizer riconosce che i vaccini procurano la pericardite e la miocardite. Pfizer riconosce che i vaccini procurano le trombosi. Cioè, poi però alla fine, per smorzare questo riconoscimento, dice però sono cose, diciamo, sono eventi che si presentano non sempre, momento. Allora che li scrivi a fare? Che scrivi a fare che questo evento ci sta ed esiste? E la cosa ancora più scandalosa, su questi fogli illustrativi, si dice che il vaccino ha degli effetti maggiori per la miocardite e la pericardite, specialmente nei ragazzi. Quindi sono i ragazzi più a rischio e oggi stanno facendo i vaccini ai bambini dai 5 ai 12 anni. Assolutamente sì, è una Comunque, cosa. scusatemi per la No, digressione. no, no, hai fatto Lucia. benissimo ad essere così dettagliato. Cioè, quindi, in sostanza, questo regolamento dell'Unione Europea che mette dei paletti alla cosiddetta sperimentazione dei farmaci sulla popolazione, stabilisce incontrovertibilmente che le persone non possono essere soggetti, tra parentesi, a ricatti. Benissimo. Ecco, tu che hai soprattutto studiato molto attentamente i bugiardini di questi due farmaci e soprattutto hai studiato anche gli studi sugli effetti di questi farmaci, hanno veramente l'efficacia che queste case farmaceutiche millantano? Perché i dubbi sono legittimi, soprattutto con la diffusione di questa variante Omicron, come dicevi tu. C'è una sentenza del Consiglio di Stato che boccia il ricorso, dei sanitari sull'obbligo vaccinale e lo boccia con delle motivazioni abbastanza serie. Siccome il sanitario non può, mettere in pericolo i suoi pazienti e non può diventare veicolo di contagio, allora, è giusto, è obbligatorio che, si sottoponga alla vaccinazione obbligatoria. Però, Israele, che è stato il paese simbolo di questa sperimentazione, e io la chiamo la nostra macchina del tempo, perché quello che succede in Israele sarà quello che in futuro capiterà anche a noi. Ecco, Israele, c'è uno studio di Lancet che dice incontrovertibilmente che alcuni medici in ospedale hanno contagiato questi pazienti. Quindi, se così, ed effettivamente così è, perché questo studio non è un peer reviewed, come si suol dire, non è uno studio che deve essere ancora sottoposto al vaglio di altri scienziati. Quindi è certo che i medici in corsia contagiano i loro pazienti. Quindi a questo punto questa sentenza deve essere rivista e di conseguenza anche l'obbligo. Sì, dal mio punto di vista sì, e ci aiuta specialmente quest'ultimo regolamento, il regolamento 536-2014, di cui stiamo parlando. Mi spiego meglio. Allora, io parlo di leggi, quindi tengo a precisare, parlo di leggi e non parlo di efficacia sotto l'aspetto medico dei vaccini, ma parlo di efficacia sotto l'aspetto legale, perché dobbiamo distinguere le due cose. Quello di cui mi interesso è l'efficacia legale, facendo l'avvocato. Dell'aspetto medico lascio ai medici qualsiasi dichiarazione o affermazione in merito. Ora, parlo dell'efficacia legale. Se in passato, dico in passato di più di un anno fa, sono uscite anche sentenze sfavorevoli ai cittadini che si sono opposti a questo obbligo vaccinale, quello poc'anzi che riferivi tu sull'obbligo fatto ai sanitari. Quel tipo di sentenza era fondato proprio sul fatto che il sanitario non infetta, che il sanitario quindi non deve creare danno agli altri, ma creare danno agli altri, secondo la legge, nel caso delle malattie infettive, è nel momento in cui tu trasmetti l'infezione e sai di poterla avere, oppure non lo sai, però colposamente infetti qualcun altro. In questo caso aveva un senso la sentenza, perché allora si diceva a squarciagole su tutte le trasmissioni di tutta l'Italia,
ben pagate con i finanziamenti dello Stato italiano, questo lo voglio dire perché prendono i soldi per dire queste cose. Si diceva che, in poche parole, il virus, quando colpiva un vaccinato, il vaccinato, prima cosa, era immune, diventava immune e quindi non lo poteva prendere, ma poi se lo prendeva, pure, con una forza minore, non lo trasmetteva. O addirittura se lo trasmetteva proprio pochissimo, ma la escludevano totalmente questa trasmissione in realtà. Quindi, ben fa il Consiglio di Stato in quel periodo, in virtù delle relazioni mediche, ad affermare: guardate che c'è un pericolo, davanti al pericolo, voi dovete per forza di cose farvi il vaccino oppure vi sospendete dall'attività, e vi sospendono dall'attività. In questo caso, tra virgolette, ha un senso, cosa che io non concordo, però ha un senso. Oggi no, oggi in virtù delle ricerche, in virtù anche di quest'ultima ricerca, specialmente di Lancet, che Lancet non penso che sia l'ultima società al mondo su queste ricerche, penso che sia un nome abbastanza quotato nel mondo della medicina, nel mondo delle ricerche scientifiche. Lancet afferma chiaramente che il vaccino infetta, cioè il vaccinato, chiedo scusa, il vaccinato infetta quanto il non vaccinato. Quindi se viene meno quel pericolo che veniva paventato prima. No, venendo meno quel pericolo, il cittadino che non si vuole vaccinare dice: scusami, lo faccio più che altro creando danno alla mia salute, ma permetti che sono io che mi faccio male, ma non faccio male agli altri, quindi non creo danni alla collettività, perché non c'è, cioè a quel punto io non è che facendomi il vaccino non creo danni, anzi è il contrario, posso anche infettarti. E si è scoperto che addirittura chi si è vaccinato, prendeva molto più facilmente il Covid e lo trasmetteva molto più facilmente. Oggi invece si dicono cose che non sono infondate. Si dice che gli ospedali sono pieni, si dice che il non vaccinato infetta, continua a infettare, è lui che crea danni, è lui che blocca tutti gli ospedali. Però su questa cosa faccio un'altra digressione, se mi permetti. Mi faccio una domanda. Se i vaccinati oggi sono il 93% circa, da quello che ho sentito e da quello che si dichiara, i non vaccinati sarebbero il 7%. Di questo 7%, non tutti i vaccinati stanno in ospedale, perché ce ne sono tanti che non ci stanno in ospedale, stanno a casa. Quindi diciamo che è l'ordine del 2, del 3, del 4% dei non vaccinati che vanno in ospedale, secondo quello che dichiarano in televisione. Ma se il nostro sistema sanitario, con il 2 e il 3% dei non vaccinati, malati, va già in crisi, significa che abbiamo un sistema sanitario pari a zero. Perché un sistema sanitario buono e idoneo dovrebbe coprire quantomeno il 50% dei malati della nostra nazione, quantomeno. Ecco, In tutte le nazioni così, eh. e qui questo è un tasto dolente perché tutti sanno che negli ultimi anni, proprio a causa della spending review, del debito pubblico, della fissa per il debito, la sanità è stato uno di quei settori che è stato fortemente penalizzato e anche ridimensionato. Ecco, quello che stupisce è anche il fatto che nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, visto che tutti ci dicono che dobbiamo prepararci ad una stagione di pandemie, la cifra stanziata per la sanità è soltanto di 9 miliardi. Quindi, come ci possiamo preparare ad una stagione di pandemie con un budget così risicato, ridotto all'osso? Ecco. Si vede che non c'è l'esigenza, perché Ecco. se no mettevano un budget maggiore. Cioè, se c'è una sanità che non funziona e tu, Stato, vuoi salvare la vita dei cittadini, tu metti più soldi sulla sanità che su altre cavolate. Invece oggi si mette i soldi sulla tecnologia, sulla transizione, su tutto quello che devono mettere, ma e i soldi sulla sanità? Niente. Le università continuano di medicina a essere chiuse da tanti anni, e negli ultimi 2 anni neanche le hanno riaperte.
Io ho fatto questa proposta a un amico mio che lavora al Ministero della Sanità, il quale mi riferisce: va bene, ma in 2 anni mica si possono prendere la laurea. Sì, ma se tu non inizi, non li avrai mai laureati in medicina. Quindi fare il baronaggio, perché è un baronaggio, all'interno delle università mediche. Cioè, non ha senso, specialmente se manca personale medico come infermieri e medici. Quindi apri le porte ai giovani, permetti ai giovani di prendersi o il diploma infermieristico, quindi che è una mini laurea oggi, oppure di prendersi la laurea in medicina. E durante il percorso valuta se vuoi fare una stretta, se questi ragazzi stanno a parcheggio oppure stanno continuando. Ma non credo che andranno a parcheggio, perché gli italiani, i napoletani, i campani, i pugliesi e di tutta Italia sappiamo che l'italiano è uno che studia, non è che non studia. Assolutamente sì, Vabbè, tant'è scusa. vero che sarebbe stato più opportuno investire in conoscenze, in know-how, piuttosto che fare un enorme debito, perché ricordiamolo, questi vaccini non sono gratis. La Pfizer non viene pagata con la nostra gratitudine, viene pagata profumatamente e anche proprio in virtù di questo stato di emergenza e per questo senso di solidarietà ha pure aumentato i prezzi in corso d'opera. Benissimo. Teofilo, io tornando all'aspetto legale, cioè quindi se questo vaccino non immunizza e addirittura i medici possono contagiare in corsia gli stessi pazienti che dovrebbero proteggere, quindi viene meno anche la logica giuridica del Green Pass, cioè non può esistere Sì. una patente di immunizzazione se non c'è immunizzazione. Quindi cosa si può fare? La caduta del Green Pass già si è svelata già prima dell'Omicron, perché grazie all'Omicron abbiamo capito che i vaccinati infettano alla pari di un non vaccinato. Quindi l'Omicron, diciamo, come questa volta, ha dimostrato ai grandi professori che si stavano sbagliando. Però, per quanto attiene il Green Pass, sono dichiarazioni pubbliche, le troviamo su tutti i giornali, per televisione, dovunque, lo hanno sempre detto, il Green Pass è un mezzo più che altro politico per costringere le persone a farsi il vaccino. Di sanitario, il Green Pass non tiene nulla, non tiene perfettamente nulla. Io avrei dato un senso più che altro ad una normativa che obbligava a fare il tampone, ma non il Green Pass. Perché il Green Pass viene rilasciato per determinate motivazioni, viene rilasciato perché ti fa il vaccino, viene rilasciato perché sei guarito da poco, viene rilasciato perché ti sei fatto sì un tampone, ma viene rilasciato per 48 ore. Il senso di alla fine la cosa più logica era lasciare solo il tampone, perché è quello che garantisce nel breve lasso di tempo, quindi nelle 48 ore previste dalla norma, o previste proprio anche dallo stesso tampone, diciamo, ti permette di non infettare gli altri, quantomeno considerando la validità dei tamponi. Attenzione, perché poi ci sta anche uno studio che dice che i tamponi non sono attendibilissimi, però dare un senso e una protezione agli altri era più rendendo obbligatori i tamponi che rendere obbligatorio un Green Pass che di sanitario non tiene nulla. Quindi Assolutamente sì. già di per sé il Green Pass si era spento. Ora, per quanto riguarda la normativa che stavamo parlando, perché questa si lega tantissimo anche al Green Pass, però è indiretto l'effetto. Della normativa che noi stiamo parlando, che è la 500, ripeto, la 536 del 2014, il regolamento che prevede un consenso, in particolar modo un consenso informato molto più forte e più vantaggioso per il cittadino, basta leggere il comma H dell'articolo 28 di questo consenso informato, dove attraverso, ecco, il COSAP, che io di cui ne faccio parte come legale, sono uno dei legali del COSAP, che sarebbe il sindacato degli appartenenti alla polizia. Questo comma, il comma H, che ve lo vado a leggere, prevede esattamente una serie di casi che bisogna elencare a coloro che partecipano all'inoculazione, quindi alla sperimentazione, ma uno in particolare che serve per tutelare il lavoro indirettamente. Ed è quello, come stavo dicendo prima, il punto H, dove si dice, si afferma che i soggetti non devono aver subito alcun indebito condizionamento
anche di natura finanziaria per partecipare alla sperimentazione clinica. Cioè, più chiaro di così, non so cosa si poteva scrivere su questa legge. Cioè, in poche parole, tutte le persone, i professionisti, i lavoratori dipendenti in generale, i poliziotti, i carabinieri, tutti coloro che hanno uno stipendio, vivono di stipendio o hanno un lavoro, possono rifiutarsi di fare questa sperimentazione, e in quel caso lo Stato poteva tranquillamente mettere una sanzione se voleva, ok? Ma anche non prevista, è illegale, attenzione, che la sanzione è anche illegale, però poteva prevedere una sanzione, non certo, no, non certamente, diciamo, l'annullamento dello stipendio, perché oggi stiamo parlando di persone che non hanno aderito a questa campagna vaccinale, quindi restano a casa, sono sospese, e già la sospensione di per sé è una sanzione, ma oltre alla sospensione, dulcis in fundo, non gli viene elargito più lo stipendio e nessun emolumento. Mi viene da dire che neanche chi ha commesso il reato più grande, l'omicidio, che è sanzionato dalla legge, non riceve niente. Cioè l'omicida addirittura quando esce dal carcere e tiene la condizionale perché deve andare in famiglia, prende un'indennità da parte dello Stato. È assurdo. Qua stiamo parlando di lavoratori che devono pagare lo stipendio, devono, cioè lo stipendio, chiedo scusa, devono pagare le tasse, devono pagare il mutuo, devono pagare le bollette e non possono pagarle perché lo Stato è diventato, permettetemela questa parola, me ne prendo io la responsabilità, di una infamia incredibile, cioè, ma è una delle più grandi carognate che poteva fare lo Stato nei confronti di un essere umano. Cioè dire muori a casa senza stipendio, perché comunque lo stai condannando a morte, oppure fatti il vaccino. Cioè, quindi il vaccino è stato messo alla pari di un diritto costituzionale che è quello del lavoro. E fortunatamente con il regolamento 536 del 2014, punto H, viene sfatata questa cosa. L'Unione Europea, ma già l'aveva detto, non c'era bisogno neanche di questo regolamento dal mio punto di vista, perché il regolamento serve per renderlo esecutivo e di immediata applicazione. Già nella risoluzione precedente, una risoluzione dell'Unione Europea del 2020 e un'altra del 2021, ne sono due, la Commissione Europea già aveva detto bisogna non discriminare. Quando fate i vaccini, quando date i Green Pass, non dovete discriminare. E se questa non è discriminazione, non so cos'è discriminazione. Qua c'è anche l'estorsione, attenzione. Ecco. Lo Stato è anche colpevole di estorsione, Assolutamente. perché mi estorci l'assenso a un vaccino che io non voglio fare. Questo è quello che prevede questa normativa. E la cosa ancora più brutta è che il nostro governo, questa normativa, non la prende neanche in considerazione. L'AIFA l'ha già presa in considerazione, l'AIFA, e l'ha messa sui suoi. Se andiamo a vedere sul sito dell'AIFA, c'è la normativa, c'è l'applicazione, ci sta il gruppo scientifico che la deve esaminare, c'è tutto. Il nostro governo non si interessa di niente. Questa normativa non la pensa proprio e si è creato, diciamo, mi auguro che non continui con questo atteggiamento. Mi auguro invece che rispetti questa normativa, che è il regolamento, perché sennò lo Stato e il governo va incontro a due cose molto gravi. Una è un'infrazione, quindi un'ennesima infrazione da parte dell'Unione Europea, e la seconda è ancora più grave. Se i cittadini italiani denunciano, e mi auguro di che lo facciano tutti i cittadini, all'Unione Europea questa violazione, l'Italia può ottenere la revoca immediata del Recovery Fund e dei finanziamenti da parte dell'Unione Europea per non aver adempiuto a un regolamento. Ecco, Teofilo, alla luce di questo nuovo strumento che abbiamo, appunto questo regolamento dell'Unione Europea, Scusate la vehemenza. tranquillo, cioè, ovviamente siamo tutti un po', come dire, appassionati su questo tema e Sì. quindi ci può stare anche la passione, quindi questo modo anche di parlare. Ecco, come ti stavo dicendo, alla luce di questo strumento nuovo che abbiamo, di questo strumento giuridico, per difendersi il cittadino, per far valere a questo regolamento, cosa può fare? Allora, il cittadino deve, nel momento in cui si vede violato questa normativa,
Quindi in particolar modo il punto H, dove si spiega che tu non, devi tornare a lavorare, hai diritto quantomeno allo stipendio, ti vogliono mettere a casa, ti lasciano a casa, però lo stipendio te lo devono elargire. Quindi il cittadino, per difendersi da questa grave privazione, deve immediatamente fare una denuncia al Ministero della Salute e al Presidente della Repubblica, che è il garante della Costituzione italiana. Nonché al governo italiano, che è l'esecutore delle leggi. Quindi dire, guardate che c'è questa normativa, che dobbiamo fare, la volete rispettare? Certo, devono andare da un legale, da un professionista, se non la sanno scrivere loro, si rivolgeranno da qualche legale. Io, per esempio, chi ne ha bisogno, gliela omaggio questa diffida senza alcun problema. La metterò sul sito attraverso il COSAP, in modo da poter informare tutti i cittadini dell'esistenza di questo modello per poter denunciare la violazione. E se il governo non risponde, se il presidente non risponde, se il Parlamento non risponde, dobbiamo a questo punto mandare questa diffida, questa denuncia diffida all'Unione Europea. E se neanche l'Unione Europea risponde, a quel punto dobbiamo fare solo una cosa, signori. Dire all'Unione Europea, cara Unione, cioè con te che ci stiamo a fare? Cioè se le leggi non vengono rispettate e tu non le fai rispettare e ci dobbiamo chiamare cittadini europei, a questo punto sciogliamo questa bella comunione e stiamoci bene, ognuno sta per i fatti propri, perché alla fine a questo stiamo Ecco, un arrivando. vero paradosso, visto che l'Unione Europea è nata con l'intento di proteggere le diversità, le varie culture, invece si sta macchiando di veri e propri crimini contro l'umanità. E penso di non usare un termine esagerato. Teofilo, siamo in chiusura, però io prima voglio farti una domanda sia etica che legale. In un'intervista di qualche tempo fa all'ex presidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio, interrogato da Floris, gli chiese proprio appunto, gli fece delle domande sull'obbligo vaccinale, sulle restrizioni, se era costituzionalmente possibile comprimere in maniera così pesante le libertà fondamentali in nome della salute. Quindi ti faccio in sostanza la stessa domanda che Floris fece a Coraggio. In nome del diritto alla salute, è possibile mettersi sotto i piedi tutti gli altri diritti fondamentali? No, non è possibile per niente. Perché questo? Perché l'articolo 33 della Costituzione, 32 della Costituzione, 33, l'articolo 32 della Costituzione italiana prevede la tutela della salute individuale, dell'individuo. Quell'articolo è stato letto a piacimento. Hanno convinto i cittadini, questi politici di oggi, che con una frase poi scontatissima che dicono un po' tutti: la tua libertà non deve invadere la mia libertà. Cioè, questa è una non c'entra proprio. È una frase, sono cose che non hanno proprio a che fare col diritto dell'individuo e con la tutela sanitaria. Cioè, l'individuo viene prima di tutti, specialmente nel sistema sanitario. La collettività viene solo come interesse ed è tutto. Ma infatti all'interno del comma 2 dell'articolo della Costituzione, del 32, prevede chiaramente che può essere fatta una legge per rendere obbligatorio il vaccino sempre se si rispetta il diritto fondamentale dell'individuo. Non dice che tu non lo devi rispettare, anzi lo rimarca. Lo rimane dicendo che deve essere rispettato il diritto individuale dell'individuo. Se si rispetta, tu puoi fare una legge. E nel caso di specie non lo si può rispettare perché dei vaccini che ad oggi stiamo vedendo che hanno degli effetti collaterali, ma pur come dicono loro, attenzione, perché poi dobbiamo vedere se è vero, come dicono loro che i vaccini hanno degli effetti collaterali gravi minori. Ma ne basta mezzo affinché un cittadino, un individuo dica io non voglio rischiare. Già il problema della miocardite, della pericardite, della trombosi, già questo
può autorizzare il cittadino a dire: io non voglio fare il vaccino perché non voglio rischiare, non voglio far parte di quel gruppo di persone che hanno, non so se ve la ricordate, quella famosa pistola con il rullo, che ve la mettete in testa, la girate, se non becchi il colpo La va roulette bene. russa, la Cioè, ma roulette di che russa. parliamo? La roulette Eh? russa. Benissimo, la roulette russa russa. E l'esempio è appropriato perché nel tamburo della roulette russa ci sta un solo proiettile, mentre qui ne abbiamo tre e ora forse ne stanno introducendo un quarto. Quindi le probabilità di Esatto. avere dei rischi seri, se non la morte, aumentano a dismisura. Quindi c'è una palese violazione dell'articolo 32 della Costituzione. Su questo però vorrei aggiungere l'ultima cosa, se possibile, se abbiamo ancora un poco di tempo. Ho visto sui social dei colleghi, ma in particolar modo un professore universitario di Bellinzona, quindi della Svizzera, che contestava il fatto che questo regolamento, il 536, non può essere applicato ai vaccini attuali. Allora, io voglio solo dire due cose. Allora, uno, non riesco a leggere in nessuna parte del regolamento, neanche nel regolamento esecutivo, questa cosa che dice il collega. Posso dire che nel considerando numero 57, testualmente si dice: se il medicinale sperimentale o il medicinale ausiliario è già, quindi è già stato immesso in commercio in qualità di medicinale autorizzato conformemente alla direttiva 2001/83/CE e al regolamento, attenzione a questo regolamento, 726-2004, non ha diritto all'etichettatura, eccetera, eccetera. Cioè, il considerando 57 di questo regolamento fa riferimento ai vaccini autorizzati con il regolamento 726-2004, quindi si riferisce anche ai vaccini, perché sono cure sperimentali autorizzate con condizione e messi in commercio, perché non sono regalati, come già abbiamo detto prima, ma stanno in commercio. Quindi, più di questo regolamento che deve dire? Il collega, capisco che abbia rimarcato la sua attenzione sull'articolo 32, però deve anche dire con onestà intellettuale al cittadino che il cittadino in Italia non può impugnare una legge, non ha la forza di poter impugnare una legge, perché non è previsto dal nostro regolamento l'impugnativa di una legge, se no tutti i cittadini starebbero qui a fare cause contro ogni legge italiana. La legge, così come i decreti legge, vanno impugnati all'interno di un procedimento già esistente. Mi spiego bene. Prendiamo il caso del ricorso al TAR. Esce una circolare che non è idonea, viene impugnata dall'avvocato, il quale la contesta. L'avvocato in quella sede dice: io pavento che in questa circolare ci sia anche una violazione costituzionale. Il giudice prende le carte, prende le osservazioni anche dell'avvocato, si riserva e dice: va bene, vedrò. Se ritengo che questa legge debba andare in mano alla Corte Costituzionale, faccio una relazione e la mando. Se no, se non ritengo che esista, diciamo, un contrasto, la vostra eccezione, la vostra, no eccezione, la vostra osservazione più che altro, lascia il tempo che trova. Quindi cosa significa? Che le leggi in Italia possono essere impugnate solo in via incidentale e non direttamente. Quindi il collega, nel momento in cui, tornando al collega che criticava questa normativa, nel momento in cui dice: puntiamo sull'articolo 32 della Costituzione, e no, non lo può dire, perché il cittadino non può puntare su questo, ma lo deve fare un magistrato. E oggi i magistrati, non me ne vogliano, stanno latitando, ma latitano tanto, Assolutamente perché sì. non si sente i magistrati che oggi si mettono contro a questo governo. Assolutamente sì. Teofilo, ti ringraziamo per essere stato con noi e per averci spiegato questo regolamento e averci fatto conoscere questo ulteriore mezzo per poterci difendere. Noi metteremo nella descrizione di questo video la tua diffida, in modo tale che tutti i nostri follower e coloro che volessero
ovviamente difendersi in sede giudiziaria, possano poi utilizzarlo e poi farne l'uso che la situazione richiede. Grazie per essere stato qui con noi, Teofilo. Volevo fare un appello, un piccolo appello a tutte le persone vaccinate. Rendiamoci conto che hanno creato un contrasto tra i cittadini, tra vaccinati e non vaccinati. Il problema non è questo. Aprite gli occhi, il problema non è questo, è soltanto economico, prettamente economico. Grazie Teofilo, una buona serata. Grazie a voi, buonasera. Come sempre, se il video vi è piaciuto, vi invitiamo a mettere il like, a condividerlo e ad iscrivervi ai nostri canali Telegram, YouTube e Rumble. Grazie, alla prossima.